quando si parla di possibili rimedi, di possibili strategie per conservare la biodiversità, non bisogna trascurare gli aspetti culturali. È assolutamente fondamentale per riuscire a combattere la perdita di biodiversità che stiamo purtroppo vivendo, acculturando le nuove generazioni, dando responsabilità e consapevolezza dell'importanza appunto di questo patrimonio che nel suo complesso si chiama biodiversità. Il progetto Arcipelago Urbano nasce da un'opportunità offerta dalla Fondazione Cariplo attraverso il bando Scuola 21. Il percorso è durato 2 anni, ha visto la partecipazione di diversi professionisti, sia di ENAIP che di Legambiente che delle ACLI, che hanno consentito di affrontare il tema della biodiversità sotto tanti punti di vista. Siamo la classe terza agricolo della scuola ENAIP di Busto Arsizio. Siamo in una zona industriale. C'è lo snodo autostradale, il corso del Sempione e la stazione cargo di treni. Qua attorno non ci sono terreni agricoli. Vorremmo fare questo progetto per far capire che si può fare orticoltura biologica anche in una zona molto inquinata. Un momento importante del lavoro è stato quello di cominciare a pensare e progettare la siepe, cioè come la possiamo realizzare dal punto di vista operativo. Abbiamo visto tante cose su quella che è la biodiversità, che tipo di piante usiamo, come le mettiamo assieme, con che scopo. Abbiamo realizzato questa siepe campestre per aumentare la biodiversità nel nostro orto e come secondo scopo fare tipo una recinzione tra il nostro campo e il campo del vicino. Prima aveva lavorato il terreno con il motocoltivatore che gira la terra. Siamo partiti dalle piante di seconda grandezza che sono il melo selvatico e il pero. Abbiamo scelto le piante da mettere. Melo selvatico, pero selvatico, frassino. Il sorbo, il cornus mass, cornus sanguinea e l'acero campestre. Io con un altro ragazzo facevamo i buchi mentre una squadra dietro metteva giù le piante. Queste piante qui sono tutte autoctone. Essenze autoctone sono le specie che appartengono al territorio. Noi abbiamo realizzato questa area, che è un'area di riequilibrio ecologico, come viene definita tecnicamente, che servirà a fornire rifugio ai predatori e ai parassiti dei parassiti delle piante, in particolare degli afidi, ma anche di altri. La cosa che mi è piaciuta di più del progetto è stato creare i Bugs Hotel. Bugs Hotel abbiamo costruiti con dei pezzi di legno. Abbiamo costruito questa casetta qui e poi abbiamo preso dei legni di tronchi, li abbiamo bucati con il trapano e anche le canne di bambù. Abbiamo posizionato i Bugs Hotel davanti alla nostra siepe. Sono delle vere e proprie case per gli insetti. La siepe campestre dà cibo agli insetti impollinatori e ai predatori e ai volatili. Il riequilibrio ecologico è una tecnica di produzione agricola che consente di ridurre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Dal punto di vista etico, direi che abbiamo il dovere di conservare la biodiversità per le future generazioni. La nostra specie si è evoluta insieme a tanti compagni di viaggio, che sono tutte le specie animali e vegetali che sono presenti sulla Terra. Noi abbiamo bisogno di tutte queste specie, abbiamo il dovere etico appunto di conservarle. Spero che andando avanti con questo progetto, la siepe che abbiamo creato, noi, cioè tutti noi, spero che gli alberi, andando avanti con gli anni, diventino grandi. Che nell'orto le colture inizino a crescere meglio,
senza dover fare tante lavorazioni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Quando questa siepe sarà completata, speriamo di ottenere una biodiversità maggiore nel nostro campo, far attirare insetti utili e uccelli che contribuiranno alla biodiversità. La biodiversità può essere definita in maniera sintetica come la ricchezza della natura, quindi un incredibile patrimonio di specie, di ecosistemi, di variabilità individuale, patrimonio di cui l'uomo fa parte e di cui l'uomo ha assolutamente bisogno. È una sensibilità quella che abbiamo cercato di costruire nei ragazzi, dicendo, e questo è il significato che vogliamo un po' diffondere, un po' a tutti capita di dover scegliere una pianta da mettere nel proprio giardino, una piccola siepe da allestire nel proprio prato condominiale. Perché non scegliere delle specie che sono autoctone, che sono del paesaggio, che richiamano in qualche modo una funzione che non è solo estetica, non è solo di divisione, non è solo di separazione, ma è appunto di rifugio e di integrazione, di equilibrio degli spazi. Mi aspetto nel mio futuro che sarò un bravo giardiniere. Di essere diplomata. Quello di uscire da questa scuola con un attestato o un diploma. Farò manutenzione del verde, giardiniere, e mi aspetto di farlo bene. L'auspicio che noi vorremmo per i nostri ragazzi è che mutuino sia i contenuti tecnici portandoli nella loro vita e nella loro professione, sia dall'altra parte che possano aver sviluppato capacità progettuali e di interpretazione della realtà che consenta loro un approccio un po' più maturo al mondo e alla propria vita. Da questi ragazzi mi aspetto, come hanno dimostrato in tutti questi anni, che una passione che non sapevano neanche di poter avere, di poter coltivare, sfoci in una prospettiva lavorativa. L'augurio che posso fare ai ragazzi dopo questa impresa è quello di pensare in modo biodiverso e quindi di pensare anche alla propria vita in modo biodiverso e di essere pronti a adattarsi alle diverse situazioni e riuscire ad approfittare quelle che saranno le occasioni che avranno nella loro vita, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale.